Buongiorno, come state? Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Siccome oggi sono dovuto uscire per sbrigare delle cose e pagare l'assicurazione della macchina e passare da scuola dove ho lavorato l'anno scorso per prendermi il contratto, però oggi non ricevevano, ci devo andare domani, mi hanno detto. Pazienza. Comunque, ho fatto nel frattempo altre cosine, ora ve li mostro, cioè mio padre sta passando, togliti, però non sono passata al supermercato perché poi si faceva tardi, comunque ho preso delle cosine da cinesi, ora ve li mostro così almeno vi metto questo video questa settimana. Allora, sono passata anche in un negozio Outlet Mania che è lì dove io pago l'assicurazione lì vicino e dove prendo le capsule di caffè proprio in borsa. Io ci vado perché ci sono offerte molto convenienti. Ho speso poco, non mi ricordo quanto, forse uno scontrino qui, comunque ho preso le cose necessarie. Ieri sera, ieri mi sono finite le salviettine salvacolore. Queste qua, 1 euro, dell'unico, sono buone. Poi ho preso, che è da tanto che non lo prendo, che veramente non lo trovo più da nessuna parte. Lo prendevo da cinesi, ma ora hanno cambiato marca, non prendono più la Fabulosa perché è rincarata di tanto. Ma comunque in questo negozio tutto a 1 euro ho trovato il Fabuloso, questa versione agli agrumi, che è meravigliosa, io non ve lo so spiegare, ma lascia un profumo nei pavimenti, a parte il pulito, splendente, ma il profumo è meraviglioso, sembra un profumo, un eau de toilette proprio. E rispetto agli altri posti costava di meno, 1,65 euro, invece ho visto da un cinese che costava 1,80 euro, addirittura in un supermercato costava 2,30 euro, però non c'era questa fragranza. Comunque io appena l'ho visto l'ho preso subito, la mia profumazione preferita, poi pulisce benissimo. Poi ho preso, che mi mancava, un leccapentole, però ora poi in inverno ancora siamo in piena estate, qui c'è un caldo, io fino a martedì sono andata a mare, poi in questi giorni non c'è da fare. Proprio caldo, una ciotolina che mi può servire quando ho voglia di mangiare i cornflakes oppure il porridge, che mi devo comprare comunque i ciocchi di avena perché non ce li ho. Poi mi sono comprata delle forcine perché mi sono diventate vecchie, perciò è sempre buono averle di scorta, 1 euro, le forcine con le clips e poi le forcine così. Poi ho preso due paia, due confezioni di mollette, queste pinze ad elefante, ne ho prese quattro, ma poi ne ho volute lasciare, ne ho prese due pacchi di questi qua, sempre 1 euro ciascuno. Poi ho preso una pochette, non lo so, mi può servire da mettere nello zaino, in borsa, come portatrucchi o portacose, così le cose non si disperdono, sempre 1 euro mi pare, 1,50 euro, scusatemi. E poi ho preso una mascherina che io li uso sempre, non lo so, le persone ormai tanti non li usano più. Io li vedo solo in farmacia che li indossano in determinati posti, ma poi. E poi una scumarola, però io la volevo in metallo, ma non c'era, infatti poi in metallo l'ho comprata. Questa qua in plastica, perché va bene, l'ho presa perché mi serve 1 euro. Poi ho preso una gomma che magari mi comincio qualche incarico, qualche cosa più in là nell'infanzia, mi servono tutte queste cose, davvero anche per me. Allora, poso tutto, ora vi faccio vedere le cose del cinese. Voglio scusate, mi sto facendo. Vabbè, questi ora li poso. Dovevo prendere dei pigiami, uno per me e per mio marito, ma là, il cinese non ce li aveva quelli da maniche lunghe, devo andare proprio al negozio di intimo e a trovarmi, non c'è andato. Allora niente, però ci ho trovato le ciabatte quelle là tipo stile infermiere, che lui le ha rovinate, le ha distrutte, anzi no, le ha distrutte Thomas, perché è un cucciolo. Buonissimo, io lo adoro, però rosicchia tutto, non vi dico a casa mia quello che si è rosicchiato, non ve lo dico, non ve lo dico, non ve lo dico. Allora, ho preso queste
ciabatte, tipo stile infermiere, anzi ora vi faccio vedere, sono, però certo non sono le in blu, le flalpotte, ma io non le compro buone perché poi lui è capace che se mi fa rovinare del cane, se non ci sta attento. Queste ho scritto nel limite, quando le sono costate 8 euro, cioè scritto Technology Comfort, e sono queste. Queste qua, le riprendo così, perché è inutile spenderci tanti soldi a lui. 8 euro. Poi ho preso. Ho trovato lì la scumarola in acciaio, questa. Mio padre ha spostato la sedia e si vede la camicia, scusate. Poi ho preso una tazzina che mi può servire, ne ho preso un'altra perché questa mi è piaciuta, che c'ha il manico, però è in plastica perché io in vetro ho paura che poi durante, diciamo, il trasporto pure a casa poi mi si rompono sempre. L'ho presa color Tiffany, mi pare un euro che me l'ha passato. Poi ho preso un duo di, anche se io uso quello in cotone, però io dove vado compro mutande perché io non lo so, li consumo. E ho preso queste che mi sono costate un euro, due paia, e brasiliane. Questo color borgogna, vabbè, è un, non so se cotone, è un cotone forse più pesantino. E queste che sono un viola, che non mi piacciono assai, però intanto in base alla misura ho preso queste, c'era questo colore, e l'XL ho preso. E poi sono rimasta accorto di ammorbidenti, mi è rimasto solo uno, perciò non posso stare a casa solo con un ammorbidente. Allora, in offerta non è che c'era il mondo, c'era niente, quelle più che costavano un po' di meno e comunque di contenuto sono 750, non di più, dei Lenor. Erano questi, questo qua, che io già lo conosco, usato moltissime volte, coccolino, fiori di terra e frutti di bosco, è concentrato e lascia un profumo meraviglioso, soprattutto è ammorbidente a tutti gli effetti. Questo qua, questa versione è troppo buona, e poi quella versione bimbo che è delicatissima, delicata e soffice, anche il profumo molto delicato e gradevole. E qui c'è scritto 30 lavaggi, però non credo che lo utilizzerò per 30 lavaggi, sono 650 più 100 ml gratis. Questi da avere subito. Poi ho preso nel reparto di cartelleria una penna cancellina, questa qua blu. Poi ho preso mi piacciono tanto, mi piace tanto la bigiotteria, gli orecchini. Ho preso questi boccoli, mi piacciono troppo i boccoli, sono costati 2 euro. E poi questi qua, che è, diciamo, il dupe della versione di Chanel, e che sono incartati, se non ve li faccio, ora ve li faccio vedere bene, va? Ve li faccio vedere bene, perché se no... Allora, questi sono i boccoli di questa grandezza, più piccoli erano troppo piccolini. Diciamo grossi non mi piacciono, però questa, diciamo, è una misura media, perché non ne avevo troppo assolutamente. E poi da tanto che cerco questi dupe degli orecchini di Chanel, e trovano questi, diciamo, che si mettono nel lobo dell'orecchio, non sono pendenti, ma vediamo se li posso far vedere bene. Questi, diciamo che sarebbe il logo di Chanel, non sono gli originali, ma mi sono costati 3 euro però. Questi qua sono con gli zirconcini, non so se notate bene. Poi tosterò. Questi qua, vabbè, sono uguali, uno uguale all'altro. Niente li conservo, se no si perdono. Allora, questo è tutto, non ho altro da mostrarvi, non so se questa settimana farò il video svuota la spesa, forse ci devo andare, però non so se ci arrivo, vado, se devo rospin, se devo prendere qualcosa, perché ormai in qualche
Posto uno deve risparmiare, sì, certe cose nel supermercato italiano li prendo, ma solo determinate cose, poi quasi tutta la spesa la faccio lì, all'Eurospin, perché ci sono cose che mi piacciono più degli altri posti, veramente, ve lo dico col cuore in mano, mi piacciono, non è solo per risparmiare, sì, uno un poco risparmia, anche se diciamo, al discount hanno aumentato anche lì i prezzi. Comunque mi sto dilungando, si sì, farà un video lunghissimo solo di chiacchiere. Niente, io vi saluto e soprattutto mando un bacione alla mia mamma che l'altra volta nell'altro video l'ho dimenticato, anzi io ve la volevo mostrare la foto con lei e con la cagnolina. Un attimo faccio uno stacco, una pausa e me la prendo. E rieccomi, sono andata nel salotto, questa è la foto più piccola. Allora, per me mia mamma è, non esiste, era, questa è mia mamma. Però, forse qualcuno l'ha vista in qualche video in passato, è capitato che lei è entrata e si è vista di sfuggita. Questa è mia mamma e questa era la mia cagnolina Laika che è mancata il 5 di giugno. L'abbiamo dovuta sopprimere. Niente, non vi racconto. E niente, questo qua vi volevo mostrare perché ogni volta mi dite mostrami. Forse ora mi avete detto mostrami Thomas, però ora Thomas sarà fuori, non so. L'altra volta si è intravisto, solo che balla a prendere che monellino qualche volta quando è qui. Vediamo, ve lo mostro bene. Per adesso vi saluto, siamo arrivati a 11 minuti, quanto durerà questo video. Va bene, alla prossima, non so che video farò alla prossima volta, però aspettatemi. Ciao!